tifosi del Palermo? Parliamo del sindaco di Palermo? No, no, tifosi del Palermo. Perché non possiamo parlare del sindaco di Palermo? È perché è trasmissione sportiva. Io no, sono un abbonato di tribuna, dove in cui siamo in tre, no? Io soltanto. E in quel punto, visto che ha fatto questa squadra in partenza, ho richiesto di nuovo i miei soldi e non ha voluto darmi, perché questa era una squadra per andare in Serie B e siamo stati in Serie B. Ieri allo stadio, io nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, con la mia famiglia me ne sono andato, per vergogna di questi uomini che abbiamo in campo. Ma cosa le fa più paura per il futuro, la Serie B o un'assenza di programmazione? No, ma a Palermo ormai siamo in Serie B e rimarremo in Serie B, perché è questa la tecnica ormai che abbiamo a Palermo. Non potevamo andare più in alto. Potessimo andare più in alto con un altro presidente, non con questo. Quindi non c'è programmazione a Palermo? No, non c'è niente. Ormai siamo in Serie D. Sono arrabbiato con me stesso. Palermo in Serie D, non voglio vedere più televisione, più partite, basta! Mi sono autodistrutto. Allora, secondo me Zamparini non è molto preoccupato, perché se si fosse preoccupato ci avrebbe pensato prima. È come gli anni precedenti, quando c'è qualcosa che non va, sarebbe sceso lui stesso in campo. Quindi no, non so che cosa ha in mente Zamparini per Palermo. Ma che ne so, che si può riprogrammare, boh, certo si può riprogrammare. Anche con Zamparini? Zamparini ci ha portato in Serie A, ci ha fatto fare la Coppa, bisogna dare la fiducia. Devo andare d'accordo con un presidente come Gaucci, per speculare sulla società. Non è un presidente che ama la città, non la città, la squadra, come dici. Tutte bugie quelle che lo dici, tranquillo. Per me, come la penso io, poi mi posso anche sbagliare. Tutto a prestito, che compra, lui non compra. Prestito. A fine stagione, quando si pensa più per rinnovare la squadra. Però per noi all'inizio della campionata è un programma. Che si può fare con una squadra come la retroguardia del Palermo, che è la retroguardia del Novara, con in più Van Bergen, che è retrocesso pure con Cesena. O Garcia sul lato sinistro, che fine ieri ne fa una Garcia, un giorno Garcia, un altro giorno un altro giorno Munez, un altro giorno, ieri si è messo pure il portiere, siamo proprio fritti. Ma lui va cercando quei giocatori che fanno 3-4 partite bene a fine anno, trova la società pazza e piglia quei 20 milioni di euro. Comunque, per mettere un po' di ordine, non c'è programmazione a Palermo. No, ma quello che... Futuro presidente del Palermo, lo Monaco. Ma quello che non concepisco io invece è un'altra cosa. Come mai lui, ben sapendo che perde come minimo 27-28 milioni di introiti da Sky, non li ha messo in conto questi? Perché perde 27-28 milioni di euro di entrata del calcio di Serie A di Sky. In B non li prenderà perché si gioca pure di sabato. Ci preoccupa di più scendere in Serie B, però la mancanza di organizzazione c'è pure, tutto ci preoccupa. Quindi si può comunque programmare in Serie B, si può risalire? No, non ci dobbiamo andare completamente. E tu credi ancora nella salvezza? Io ci credo ancora. Speriamo. Telefonata a vuoto, un vuoto dentro il cuore, che tu mi puoi colmare non soltanto con parole. Se perdi tempo non mi scatta la molla.